Noi prego, momenti toccanti. Avevamo pensato invece di ricordare Massimo con una canzone che ricorda un suo bellissimo film, e avevamo pensato di fartela ascoltare qui con noi. Un attimino di pazienza che ci si prepara. Questo è tutto rigorosamente dal vivo, perché questo succede quando si fa dal vivo. Anche questo è dal vivo. Anche la risata è dal vivo, vero? Siete ancora. Tu dimmi quando, quando, non guardarmi adesso, amore, sono stanco, perché penso al futuro. Tu dimmi quando, quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso. Ho sete, ho sete ancora, ancora, e vivrò, sì, vivrò tutto il giorno per vederti andar via. Tra i ricordi questa strana pazzia, il paradiso che non esiste, chi vuole un figlio no. Tu dimmi quando, quando ho bisogno di te almeno un'ora per dirti che ti odio ancora. Tu dimmi quando, quando lo sai che non ti avrò, e sul tuo viso sta per nascere un sorriso. Ma io sete, ho sete ancora, ancora, e vivrò, sì, vivrò tutto il giorno per vederti andar via. Tra i ricordi questa strana pazzia, il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio no. Siete ancora, ancora. Tu dimmi quando, quando. Grazie. 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 Vabbè, che dire, eseguita magistralmente, e concedetemelo di ringraziarli personalmente. Io mi sono segnato delle cose perché è giusto dirle. Mozart diceva che tre sono le cose necessarie per fare un grande pianista: la testa, il cuore e le dita. Io penso che noi già la conoscevamo, ma Anna Pia Mastrangelo, oltre ad avere queste qualità, ne ha qualcuna in più.
Mentre Jim Morrison diceva che un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. E questo è l'augurio che noi facciamo al piccolo pianista Matteo Di Caprio. Merita un grosso applauso questo piccolo grande artista. Grazie. Serena Mella. Grazie. Cantare non è soltanto un gesto tecnico. Cantare significa emozionare, significa trasmettere una cosa da una persona all'altra. Io credo che ci sia riuscita alla grande. Grazie. Questa bellissima voce della nostra terra. Serena, giusto per dire qualcosa, lei ha partecipato a numerosissimi festival canori, arrivando sempre tra le prime posizioni. Ricordiamo la partecipazione a Sanremo Lab Accademia del Festival di Sanremo, X Factor 4, dove è arrivata nella fase finale con Enrico Ruggeri, si chiama Il Divano, se non vado errato, sì, Divano. X Factor 5 e Bootcamp, che poi fa parte sempre di X Factor. Sì. Vabbè, facci sentire la tua voce. No. Cioè, ce l'hai fatta sentire prima. E un grosso applauso. Grazie mille. A Serena Mella, Matteo Di Caprio, Anna Pia Mastrangelo. Grazie. Un omaggio floreale che Giovanna. Grazie. E un piccolo omaggio anche al nostro Matteo, affinché prosegua la carriera da chitarrista. Grazie, Matteo. Affinché vinca la guerra con la chitarra. Vinci la tua guerra, vai.